benvenuti in questo nuovissimo video del Paese dei Balocchi. Oggi apriamo il passeggino super leggero per Jennifer. L'abbiamo acquistato su Amazon, è un'azienda tedesca, ecco qui il nome. Hauk. È un'azienda che ha 90 anni e le recensioni com'erano su Amazon, Leo? È abbastanza buone, perciò l'abbiamo preso, abbiamo visto il rapporto qualità-prezzo. Questa è un'azienda dell'Alta Franconia, quindi stiamo parlando di Germania, un'azienda tedesca. Ha 90 anni. Vediamo un attimo che cosa esce nello scatolo. Esce nulla. Nulla, ok. Vediamo solo questo, è il passeggino. Vediamo se si deve montare qualcosa, perché in generale siamo abituati che quando arrivano delle cose si montano. Ma non è Ikea, non è Ikea. Allora, questo qua non ci interessa. Questo qua sì, probabilmente si devono solo montare le ruote. Questo è il passeggino. Già si può vedere la chiusura, che è molto semplice, no? Capito? E questo pesa 5,9. 5,9. Quindi ecco qua, quindi c'è lo scatto. Ok, verrebbe così, ora mettiamo solo le ruote. Che carino. Ma mi sono io! Sì, amore, è tuo, ti piace? È più bello dal vivo che in foto. Queste sono le ruote. Le ruote. Il problema è che quando io monto qualcosa di solito si stacca, però stavolta se monto io le ruote male, lei cade giù, è un peccato, è un peccato. Quindi impegnati. Quindi lei ringrazia. Grazie papà, grazie. Prego, prego. Di grazie, c'è. Schiavo. Io. Ah, questa schiavo. Ha le certificazioni pure, vedi. La certificazione è stato testato fino a 15 o 18 kg. 18 kg mi sembra. Ah, 18 kg. Ok. Quindi questo è il manuale di istruzioni. Garanzia quanto abbiamo? Ma in realtà preso su Amazon, quindi hai un bel po' di garanzia. Allora, questo si toglie, si dovrebbe mettere questo qui internamente. Dove sta? Ecco, c'è pure un'indicazione, vedi una freccia, non so se si vede qua, non si vede perché è nero. Uh-huh. È così e basta, così basta. Quindi togliamo questo, mettiamo questo qua. Qua. Ok, e ora a posto. Questo è questo, si tira. Sì, poi si dovrebbe mettere questo qua, perché lo porto così, vedi? La ruota è questa, questo uno di qua, uno di là, quindi i due fermi, le due rondelle. Poi questo qua si dovrebbe prendere e posizionare qua dentro. Ma poi non esce. Ok, così. Dovrebbe. Per un fatto logico dovremmo togliere questo, la rondella, vedi una rondella sta di qua, poi prendi, si mette la ruota. Questo qua, la ruota di qua, e richiudi uguale praticamente, nuovo la rondella, okay. Questo lo spillino. Qua, lo spillino lo mettiamo nel foro, c'è un foro piccolo, e cerchiamo di farlo uscire dall'altra parte. Una, ecco qua, ora è chiuso e qua non si muove proprio perché, ah no, ecco, ok, bello, ok, sì, qua è andato. Ora prendiamo e dovremmo metterle qua. Ok, questo qua va fuori, questo dovrebbe essere il freno. Sì. Quindi prendiamo e uno e due, poi ci dovrebbe essere uno scatto. Ecco qua è andato. Ok, allora questo qua va inserito semplicemente. Quindi vedi il verso. Allora poi ci sono due pulsanti ai lati, questi qua, questo e l'altro. Se noi le pigiamo in contemporanea andiamo a regolarci anche questo lato qua. Poggiapiedi. Sì, il poggiapiedi. Poi per chiudere, molto semplice per chiudere, perché vedi qua, sì. E qua
se noi, vedi che gioco fa? Quindi se noi sempre in contemporanea le alziamo, noi andiamo a chiudere semplicemente il nostro passeggino. Il peso, come abbiamo detto, te lo rimonto, il peso, come abbiamo detto, è 5,9 kg. Ah, e poi supporta fino a un bambino di 15 kg, non 18. Ed è fino a 3 anni. Sì, ed è fino a 3 anni. Qua è un bello spazietto, anche come i passeggini fatti bene, che hanno questo sacco, diciamo, dove puoi mettere tanta roba. Allora, poi un'altra cosa. Allora, così è allo schienale abbassato, ok? Dietro abbiamo questa leva dove noi andiamo a tirare, poi peggiamo il tasto, facciamo scorrere e così lo schienale sarà dritto. Vabbè, poi ce lo regoliamo noi, però vedi, lo schienale così è dritto. Se lo vogliamo completamente così, andiamo a tirare totalmente la leva e il passeggino è molto leggero, sembra molto stabile pure. Prendiamo il bambino o la bambina, la mettiamo qua, ci sono tutte le cinture di sicurezza. Non vedeva l'ora di salire su questo passeggino. Poi prendiamo e chiudiamo tutto. Vabbè, ovviamente si regola pure. La chiudiamo e la blocchiamo, la chiudiamo qui sul passeggino. Ovviamente le braccine andranno qua, ci regoleremo poi tutto. Vabbè, lei non vuole essere chiusa con le braccine perché lei deve essere sempre libera. E la portiamo in giro a spasso. Possiamo correre e lei vedi che la bambina è contenta. Jennifer, ma ti piace questo carrozzino? Sì, amore. Ti piace Winnie the Pooh? Abbiamo pagato 67 euro con lo sconto del 4% su Amazon. E quindi l'abbiamo provato, va bene. Ovviamente poi in giro si vedrà la vera qualità. Se avete intenzione di prendere un passeggino del genere, forse, diciamo, io lo consiglio stramaledettamente. Quindi qualità-prezzo, secondo me non c'è niente di superiore. Addirittura. Sì. Vedendo i passeggini in giro, che sì, questi passeggini super leggeri che veramente non valgono nulla. Quindi ci vediamo di nuovo al prossimo spacchettamento di pacchi. Unboxing, come si suol dire. All'americana. Ma noi siamo italiani. Quindi al prossimo spacchettamento di acquisto pacchi. Di pacchi. Alla prossima. Ciao. Saluta. Saluto. Saluta. Ciao.